Ebbene ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Subito andiamo a parlare di cronaca nel servizio di apertura. Una passeggiata approfittando del clima primaverile, poi Lorenzo, 9 mesi, messo a fare la nanna al caldo nel suo passeggino, cullato da tutto l'amore dei nonni materni, un nipotino accolto come una sorta di regalo dal cielo, una gioia immensa, un piccolo battuffolo che le rallegrava la giornata della famiglia con le sue prime smorfie, le sue prime biasicate parole, i suoi sorrisi che illuminavano la quotidianità di una famiglia come tante, dove la serenità era di casa. Sono bastati pochi minuti, la tragedia ha tolto il fiato a quanti improvvisamente si sono trovati senza Lorenzo e le sue manine, i suoi occhi sorridenti che strappavano una carezza. Lorenzo è morto alle 17:28 di venerdì all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone dopo disperati tentativi di riportarlo alla vita. È stato trasferito in pronto soccorso dagli operatori del 118 che alle 15:50 erano stati chiamati dalla famiglia da Rosso in via Dalmassa a Brugnera. Il bimbo che aveva messo a dormire sul passeggino non respirava quasi più. Difficile trovare parole per immaginare il dolore cupo che come un fiume in piena in un attimo ha travolto, sconvolgendola, la vita della famiglia. Del nonno Romeo e della nonna Maria Teresa, della mamma Lara e del papà Andrea, le parole non ci sono. E ora saranno le perizie e l'autopsia disposta per mercoledì dal PM Monica Carraturo ad accertare le cause della morte del bimbo. L'unica certezza è che se n'è andato per sempre a causa di una tragica fatalità che, come atto dovuto, i nonni sono indagati ora con l'ipotesi di omicidio colposo. Atto dovuto va rimarcato per poter fare le indagini. Dai primi riscontri, Lorenzo sarebbe morto soffocato. I nonni, dopo la passeggiata, lo hanno messo a dormire nel passeggino, come chissà quante altre volte avevano fatto. Un sonnellino e poi un pomeriggio di giochi e coccole. Ma quando sono andati a vedere se si era svegliato, l'hanno trovato agonizzante. Probabilmente il bimbo si è svegliato, ha cercato di liberarsi e di scendere dal passeggino. Ma è rimasto incastrato e la cinghia che separa le gambe e impedisce di scivolare giù gli si è stretta attorno al collo, soffocandolo. Togliendogli quindi poi la vita. I nonni, pur stravolti da quello che stava accadendo, hanno subito chiesto aiuto e hanno assistito angosciati e impotenti al tentativo di rianimarlo. Poi la corsa in ospedale, l'attesa, la speranza di un miracolo che si è spenta alle 17:28 quando è stata dichiarata la morte del piccolo Lorenzo. Lacrime di dolore, di rabbia, occhi sbarrati, abbracci disperati. Chissà quanto lunghi sono stati quei minuti per i genitori e i nonni di Lorenzo, primo e adorato figlio di Andrea e Lara. Vediamo che vi è un aumento di persone coinvolte, stabili sono i positivi, però vi è una unità in più per quanto riguarda la presenza in ospedale, perché avevamo sabato 76 coinvolti, 29 positivi e 3 in ospedale. Oggi, come dicevo, abbiamo 80 persone coinvolte, 29 positivi, di cui 4 in ospedale. Questo dato riguardante soprattutto i positivi ci dice che siamo in una situazione di guardia, perché il picco che noi abbiamo raggiunto nei mesi scorsi era per l'appunto quello che anche nell'altra occasione ho ricordato, del 3 aprile con 29 positivi. Allora avevamo 29 positivi su 53 coinvolti. Quindi questo significa che dobbiamo assolutamente osservare tutte le regole, a cominciare da quelle che più volte abbiamo detto e che anche quest'oggi ribadiamo. Sempre e comunque la mascherina, sempre e comunque la mascherina. Due, mantenere sempre e comunque la distanza di almeno un metro. Mantenere sempre e comunque la distanza di almeno un metro, lavarsi spesso le mani, igienizzarsi le mani, lavarsi spesso le mani, igienizzarsi le mani. Queste sono le tre regole base per poter contribuire al contenimento di questo virus. A proposito del quale, e soprattutto a proposito dell'avanzamento del virus, tutti sanno che è stato emanato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 novembre ultimo scorso, in cui sono previste limitazioni, restrizioni. È chiaro che sono sacrifici che ci vengono imposti proprio per questa situazione grave di emergenza sanitaria, sacrifici tuttavia volti ad arginare la diffusione del virus
e che dobbiamo osservare nelle condizioni in cui siamo. Io credo che tutti quanti insieme, osservando le regole, possiamo sicuramente guardare alla possibilità di superare questa emergenza. In questo quadro, con questa consapevolezza, voglio qui annunciare a tutti che abbiamo provveduto ad attivare, ovvero a riattivare, un numero di solidarietà. Il numero di solidarietà è il 333 61 31 521. Abbiamo riattivato questo numero di solidarietà dalle ore 9 alle ore 12 e per tutte quelle situazioni che ci vengono segnalate attraverso questo numero, per le quali vi è la necessità di una qualche forma di intervento. Torno a dire, numero di solidarietà 333 61 31 521. Credo che questo è anche un modo per comprendere come insieme possiamo cercare di aiutarci, sempre con l'obiettivo di contenere la diffusione di questo virus. Assessore Roberti, monitoraggio e sicurezza qui a GONARS con un'applicazione che è stata resa possibile dai finanziamenti della Regione. Sì, noi abbiamo voluto questi finanziamenti, una nuova tipologia di finanziamenti per delle telecamere all'interno delle strutture sensibili, quindi quelle strutture che ospitano ragazzi, che ospitano anziani e tutte quelle fasce più deboli che vanno tutelate. L'avevamo fatto per una motivazione ben particolare, perché c'erano stati diversi casi, penso alle scuole, penso alle case di riposo, dove c'erano stati degli illeciti appunto commessi su quelle fasce deboli. Con quei finanziamenti però il Comune di GONARS è riuscito a fare qualcosa in più, a installare questo sistema che permette sia di controllare chi effettivamente, quindi garantire la sicurezza all'interno di questa palestra, ma anche di implementarlo, perché nel frattempo è purtroppo sopraggiunta la pandemia, implementandolo con ulteriori dati e con ulteriori applicazioni che consentono sia di monitorare e capire esattamente chi c'è stato in quel giorno specifico all'interno della struttura, quindi garantendo un tracciamento che altrimenti sarebbe impossibile, che può essere ovviamente utilizzato nel caso di uno scoppio di un focolaio, di un singolo caso all'interno della struttura, che può garantire quindi di controllare e poter comunicare con tutti gli altri, ma anche un sistema che misura quotidianamente la temperatura e quindi garantisce il fatto che ci sia, che tutto vada bene e che non ci siano dei problemi sulla salute dei ragazzi. L'amministrazione regionale ha intenzione di rivedere la norma sulla sicurezza? La norma sulla sicurezza appunto prende spunto da tante esperienze che evidentemente nascono dal territorio e che abbiamo sviluppato nel corso degli anni. La precedente norma ormai è datata, ha più di 11 anni, legge buona, ottima, ma che ovviamente deve riaggiornarsi perché i tempi sono cambiati e oggi abbiamo una dimostrazione del fatto che le tecnologie sono cambiate, si sono evolute e quindi una nuova legge sulla sicurezza deve tener conto anche di tutti questi adeguamenti tecnologici. La norma ha iniziato il suo percorso, contiamo di portarla in aula nei primi mesi del prossimo anno e questo permetterà già dal prossimo anno di avere dei finanziamenti mirati anche sulle parti tecnologiche senza dover arrivare a norme puntuali per finanziamenti specifici come è stato fatto in questo caso. Ricevere una petizione è sempre un momento importante per la comunità regionale perché è il trade union diretto tra i cittadini e le istituzioni. In questo caso, sulla petizione per la valorizzazione dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, credo che ci sarà l'attenzione da parte del Consiglio regionale perché difende un ospedale che è una risposta per l'intero territorio e sul quale, tra l'altro, anche personalmente credo di poter apporre moralmente la mia firma.
1500 firme per dire che cosa a San Vito al Tagliamento? Per sostenere l'ospedale di San Vito al Tagliamento in un contesto storico importantissimo, delicatissimo, con delle funzioni che in questo momento purtroppo sono in discussione, con dei primari che mancano, con un direttore sanitario che manca, con delle indiscrezioni e dei documenti che fanno preoccupare la comunità tutta, la politica locale, gli amministratori locali, insieme alla comunità, appunto 1500 firme raccolte, vogliono sostenere l'ospedale di San Vito affinché non venga penalizzato, non venga ridimensionato nei suoi servizi, ma venga rafforzato. L'ospedale di San Vito Tagliamento è un fiore all'occhiello della sanità regionale e così deve essere. Noi ci impegneremo tutti, sia attraverso le petizioni, sia attraverso tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, strumenti democratici, per portare all'attenzione delle istituzioni questa necessità. Ringrazio di cuore per l'attenzione il Presidente del Consiglio regionale Piermario Zanin, perché a parte aver dato un'importantissima firma morale alla petizione, quindi dando un proprio segnale di vicinanza, porterà nelle istituzioni, negli organi esecutivi la nostra petizione. San Vito, ma non come comune, è un'area molto vasta quella che viene interessata. Beh, certamente sì, il presidio ospedaliero di San Vito, oltre che per rispondere alle esigenze locali, è un importante punto di riferimento per tutto il Friuli occidentale, la bassa pordenonese, il Veneto orientale, la bassa pianura friulana occidentale, quindi un importante punto di riferimento come punto nascita, ma non solo, anche per altre specializzazioni che all'interno dell'ospedale trovano spazio e risposta. E dal punto di vista medico com'è la situazione? L'ospedale di San Vito è l'emblema della sanità pubblica, una sanità pubblica che è sotto pressione per il Covid, ma non solo per il Covid. Il sostegno nei confronti appunto dell'ospedale di San Vito è un sostegno verso i nostri ospedali che sanno coniugare un'alta specialità con un senso di umiltà e di partecipazione nella comunità propria. Sindaco, nei momenti difficili che bisogna essere uniti, crederci. Ma guarda, hai ragione, terremoto del 76, era la primavera, maggio del 76, poi a settembre la seconda scossa, 2020, primavera, disastro, autunno, disastro, dobbiamo ripartire, ricostruire come abbiamo fatto a suo tempo col terremoto in Friuli per i giovani, per tutte queste persone che vedi oggi qua. Queste sono le cose importanti, crederci, lavorare ed aiutare le persone che hanno perso tutto. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, non prima di avervi ricordato che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.